va? Sono lo zio. Ecco zio. Valerio Mastandrea in Tito e gli alieni, però non sei né Tito né un alieno, sei un professore. Esatto, a cui arrivano addosso Tito, che crede agli alieni. È così, è un professore che dorme, diciamo, dorme nel suo deserto, pieno di fantasmi del passato che non vuole cacciare via. Però arriva un presente fortissimo, pieno di energia, che è rappresentato da questi due ragazzini, che lo svegliano e lo sottopongono a iniezioni di affetto, di responsabilità, che a lui faranno benissimo. Sì, vengo qua. Maronna mia, lo sanno pure. Ti giuro, Ani. Ma non stavi, sì. Ani, ti giuro. Ma che... Dov'è l'eticaga? Poi appunto questa responsabilità proprio che lui prova nei confronti dei suoi nipoti, è anche quello, no? A dargli la carica, a farlo alzare da quel divano. Sì, sì, assolutamente sì. Non è il senso responsabile, è più essere messo di fronte alla possibilità di volere bene a qualcuno e di essere voluto bene da qualcuno, insomma, in maniera reale e non astratta. E poi comunque anche questo è un evento che comunque deriva da un lutto, no? Perché il fatto che muoia il fratello e in qualche modo la morte del fratello a lui dà nuova vita, perché appunto arrivano questi ragazzini, quindi la morte può essere vista anche un po' come una rinascita, un cambiamento comunque. Beh sì, dipende sempre da tante cose, insomma, però... Beh, non voglio fare discorsi generalizzati, però la fine delle cose determina anche l'inizio di qualcos'altro, sempre. Poi certo la morte è una fine veramente, è la definizione della fine, però qualche morte può anche essere un'occasione, diciamo. Per me lo è stato, per esempio. Quindi ognuno poi ha le sue storie, i suoi bagagli. Su Tito, mi senti? Non ti posso aiutare, Tito, mi dispiace, non si parla con i morti. Ma chi altro al mondo gli farebbe ascoltare il suono dei pianeti? Ognuno soprattutto reagisce a modo suo a una perdita, però il professore di Tito e gli alieni lo fa in un modo altamente poetico, che forse solo lui poteva farlo, visto che lavora vicino all'area 51, cioè ricercare la voce della donna perduta, della moglie perduta dallo spazio. Io l'ho trovato molto poetico e poco fantascientifico, non so tu. Sono d'accordissimo con te. L'ho trovato, ma incuriosito tanto il copione per questo, perché ho trovato prima questo che il resto. Vabbè, papà diceva che tutti hanno il suo metodo per parlare con i morti. Non li faceva così. Papà? Papà? Stella, vengo anch'io. No, tu devi star qua con un professore. Dobbiamo fare una spuntatina alla barba. La barba non me la devi toccare, la barba. E quindi che cosa ti è piaciuto di questo film, soprattutto questo risvolto? Tutto il carattere, diciamo, emozionale, emotivo, che poi va a colorare il film, perché poi un film quello deve fare, ti deve emozionare, e questo film lo fa, a me l'ha fatto sia leggendolo che facendolo che vedendolo. Quindi ti sei trovato un po' più fuori luogo nel ruolo di un professore scienziato, anche se era un ruolo che già forse hai ricoperto in passato, o nel fatto che il professore fosse napoletano? No, fuori luogo mai, anzi ho avuto la possibilità di travestirmi in tantissimi modi, quindi sia non solo con i vestiti addosso, ma anche con la parlata, insomma, è stato bellissimo. Secondo me a Stella piace zio. Sì, Stella è bellissima, zio Macello. Ti vedi, puoi fidare, io ti faccio l'assistente. Tu non ci credi agli alieni, che ci sia qualcun altro nell'universo? Non è che non ci credo, non mi pongo il problema. Invece alle voci che potrebbero arrivare dall'universo ci credi? Non lo so. Credo al ricordo, che non diventi però deleterio, nostalgia e incapacità di abbandonarlo e di avere un rapporto sano con quello per vivere, per continuare a vivere. L'importante però è non avere paura degli alieni come persone non conosciute, no? Come altri diversi da noi. No, ma non credo che. Credo che molti di noi oggi avrebbero paura degli alieni, cioè hanno paura di gente come noi, figure degli alieni. Grazie. Il tuo prossimo film, Ride? Quello è il mio, sì. Da regista? Sì, prossimo. È finito.
Ci puoi anticipare qualcosa di questo tuo esordio dietro la macchina posso, da presa? Non posso. Grazie, buon Tito. Ciao, grazie, ciao. Paola Randi, Tito e gli alieni, diciamo subito che questo film non sembra subito un film in stile italiano, ha qualche atmosfera indie, come ti sei mossa, soprattutto indie un po' americano, visto anche insomma la location, no? Come ti sei mossa in questa tua visione? Ma in realtà l'idea era un po' quella di raccontare in fondo un gruppo di emigrati, perché di emigranti italiani in America. In America perché? Perché quella zona in particolare dell'America, cioè l'area 51, è una zona leggendaria, cioè è un deserto all'interno del quale c'è questa area segreta dove si dice, la leggenda vuole, che ci siano gli alieni. E quindi per l'ambientazione del film secondo me era fondamentale questo tipo di contesto. In più il deserto mi ricordava molto proprio un pianeta, no? Un pianeta particolare dove uno poteva andare a cercare le memorie perdute, le cose che aveva perduto, gli affetti perduti, ma anche la propria identità, insomma. E quindi mi sembrava la location perfetta per un film come questo. Peraltro era interessante anche vedere un gruppo di giovani napoletani in mezzo al deserto americano e quindi grazie veramente agli sforzi produttivi siamo riusciti ad andare a girare là ed è stata un'esperienza notevole, devo dire, magica. Do you speak English? Japanese, français, deutsch, espagnol, swahili, arabe, esperanto. Non ti capisco. Pues local. Non ti capisco. Non ti capisco. Napoli? Sì. Napoli. Pizza, Vesuvio, Maradona, Tufretur, professore, we, professore. Anche il deserto, no? Questa distesa enorme, questo deserto del Nevada, quanto ti è rimasto dentro? Ah beh, moltissimo. Io già c'ero stata anni prima, poi siamo tornati per fare lo scouting delle location, scoprendo delle cose straordinarie. Cioè questa autostrada si chiama Extraterrestrial Highway, dove ci sono dei cartelli straordinari, uno che ti dice attento alle mucche e l'altro che ti dice attento agli alieni. e poi c'è questo paesino che si chiama Rachel nel Nevada, 54 abitanti, cowboy e agricoltori, tutti fermamente convinti che all'interno dell'area 51 ci siano degli ingegneri alieni che lavorano con ingegneri terrestri per il progresso dell'umanità. Quindi era un luogo specialissimo e non può non rimanerti nel cuore. Abbiamo anche girato nel deserto dell'Almeria, che è un altro luogo leggendario perché ci girava Sergio Leone, i suoi straordinari western, e poi anche più recentemente Games of Thrones è stato girato là. Per cui, insomma, delle location bellissime per fare l'interno dell'area 51, che essendo segreta avevamo una certa libertà insomma nell'approcciare. Invece siamo andati a Montalto di Castro, che è l'ex centrale nucleare abbandonata, proprio perché mi interessava, mi piaceva che fosse un luogo di sogno un po' trascurato, ecco, che noi cercavamo di fare rivivere. L'universo ha una voce. Io invio segnali nello spazio profondo, in luoghi sconosciuti che nessuno ha mai raggiunto prima. Poi ascolto, decodifico e interpreto le onde di risposta. In una parola, io parlo con l'universo. O meglio, l'universo parla con me. Ecco, a proposito di sogno, veniamo alla storia, una storia che è di fantascienza ma neanche tanto, una storia forse poetica, no? Che ci tocca un po' dentro, queste voci che il professore, questa voce che il professore cerca nello spazio, no? La voce di una persona scomparsa che non ha più vicino, una storia che ti viene da uno spunto autobiografico. Sì, perché a me, come insomma capita a tanti, è capitato di avere delle grosse perdite e quindi il mio problema era cosa succede, no? Dove finisci quando succede una cosa del genere? Qual è l'antidoto che puoi trovare al dolore della perdita e soprattutto come ne esci? E quindi ecco che ho creato questa sorta di famiglia molto così arrabattata, che cerca di rimettersi insieme dopo che è stata sconquassata da una serie di lutti. Allora hai degli approcci completamente diversi, perché hai l'approccio di un professore che niente, ci vuole stare nel suo lutto, non ne vuole uscire assolutamente a nessun costo, che però a un certo punto è costretto a muoversi perché arrivano questi due tsunami da Napoli, queste due creature che sono Anita,
che ha un approccio più da scienziata, più scientifico, cioè più concreto, no? Alla vita, a quello che devono fare. E poi invece Tito, che è un bambino di 7 anni, che è assolutamente convinto che, essendo un grande scienziato lo zio, sarà in grado di farlo parlare con suo padre appena scomparso, e insomma in modo tale che lui può dirgli dov'è e che lo vada a prendere. Quindi ci sono degli approcci completamente diversi e vedremo insomma se si riescono a mettere insieme, in che modo. Senti, ma tu ovviamente ci credi agli alieni e ci credi anche che potremmo recuperare qualche voce, qualche entità, qualcuno dall'altra parte? Ma io senz'altro credo negli alieni, e credo che gli alieni alla fine, cioè, penso proprio che gli alieni siano parte di noi, cioè nel senso, tutti quanti siamo alieni per qualcuno, no? E anche gli altri in qualche modo sono alieni per noi, per cui secondo me, affrontando gli alieni come un bambino, con la curiosità e l'apertura di un bambino, io penso, e quindi accogliendoli in maniera serena e senza paura, io penso che ci si possa ritrovare moltissime cose di noi e che quindi poi uno possa finalmente rilassarsi. Perché Mastandrea? Beh, perché Valerio è un attore assolutamente unico, cioè mette insieme intanto una credibilità, non so come dire, sempre credibile, un'umanità fortissima, calda, insieme a una misura di recitazione eccezionale, e anche ha però questa vena di ironia da un lato e grande malinconia dall'altro, e quindi era assolutamente perfetto per il mio professore. Infatti è stato bravissimo, io ero ammirata quando lo vedevo su set, che entrava nella scena e cominciava a fare la sua e cominciava a creare, perché gli attori sono dei creativi straordinari. Beh, insomma, cioè, è proprio un godimento. Per chiudere, dopo il deserto del Nevada, in quale altro posto ti piacerebbe girare e che storia girerai o hai intenzione di girare? Allora, ho in programma diverse cosette, diciamo che la più vicina è una storia che in realtà parla per la prima volta, perché io ho sempre avuto protagonisti uomini, invece questa volta avrò delle donne protagoniste, in particolare saranno una ragazzina di 14 anni e una zia, che però è molto 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 particolare. Vedremo che cosa succede in questo rapporto, nel tentativo insomma di crescere con tutte insomma i dubbi, le difficoltà e le cose che questo comporta. Vedremo come va, ma chiaramente anche posto. E che posto vediamo? Perché in realtà il posto è un luogo che appartiene alla memoria, e quindi di conseguenza che sarà totalmente libero, in quanto la memoria, per fortuna, è un luogo dove noi possiamo sguazzare in qualunque tipo, esatto, fare come ci pare. Per cui non sarà sicuramente un film iperrealista, ecco, questo proprio no. Grazie Paola. Grazie a te. E Tito chiede: dove stai? Stai viaggiando nello spazio. Alla velocità della luce, niente di meno.